Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale del Critico. Si sta giocando la semifinale Inter-Lazio della Supercoppa italiana. Mancano praticamente pochi minuti perché siamo già nel recupero. Parliamo un attimo, 3 di recupero intanto, parliamo un attimo di quello che è stata la partita, se di partita si può parlare. Perché a parere mio la partita non è praticamente mai iniziata, praticamente l'Inter ha devastato la Lazio in 90 minuti avrà tirato una volta, tolto il gol che hanno appena annullato Immobile, ma l'ha controllata con il braccio, quindi non lo contiamo come tiro. Una partita che, come ho detto, non c'è stata assolutamente partita, l'Inter ha dominato dal fischio d'inizio al fischio finale che arriverà tra poco. Cosa dire? Un gioco assurdo, un gioco pazzesco, un gioco tranquillissimo. L'Inter è quella squadra che ti dà l'impressione di poter segnare in qualunque momento. L'Inter è quella squadra che quando sta bene gioca a calcio per divertire, non per massacrare l'avversario per fare chissà cosa, gioca per divertire. Stasera l'abbiamo visto, si sblocca la partita con un'azione, raga, assurda, con Di Marco che la mette, con Mkhitaryan che la mette in mezzo. Di Marco di tacco praticamente libera Thuram e si segna questo gol stupendo, pali, traverse, di tutto e di più. Arriva il 2-0 su un calcio di rigore netto. Per me netto, perché la palla praticamente Lautaro l'aveva persa. Pedro gli dà un calcio da dietro, inutile, calcio di rigore. Ciala con la solita freddezza non perdona. E arriva questo 3-0 praticamente a tempo scaduto, possiamo dire. Ormai ci ha preso gusto. Di Frattesi, innescato benissimo da Mkhitaryan, che chiude la partita, anche se la partita poteva già essere chiusa prima. Non lo dico tanto perché è l'Inter, ma l'Inter sta partita poteva benissimo vincerla 5 o 6-0. E niente, attenzione qua, Momendi arriva al quarto, ma va bene così. Non aggiungo altro perché c'è poco altro da aggiungere. I soliti Lautaro, Thuram, Ciala, tutti perfetti stasera, non ha sbagliato praticamente nessuno. E niente, peccato solo Ciala ha preso l'ammonizione in campionato, ma purtroppo non lo avremo a Firenze, ma poco importa. Adesso concentriamoci sulla finale che sarà contro il Napoli. Vedremo se riusciremo a portare a casa la terza Supercoppa consecutiva. Vedremo, qui la partita sta finendo. Raga, andando, ditemi voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa partita. E ecco qua, arriva il triplice fischio, finisce qui. La finale sarà Inter-Napoli, appuntamento a lunedì. E niente, chiudo. Ripeto, raga, ditemi voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa partita. E io vi rinnovo l'appuntamento a domani verso le 5 e mezza 6. Posterò il video vlog dallo stadio si continua la stagione della Samp. Quindi segnatevi l'orario. Appuntamento a domani. E niente, io vi mando un saluto e vi do appuntamento in un prossimo video, sempre qui sul canale del Critico. Nuovo giorno, nuovo video, nuovo giorno, nuova critica. Un saluto, raga! Ciao!